Giordano Bruno, fra domenicano, fissava il cielo da mattina a sera, rubando qualche oretta alla preghiera per indovinare lassù che cazzo c'era. E a forza di guardare che ti scoprì che l'universo non finiva lì. Se sali preti in so de bocca buona, che si dici che per te è diverso, diventano scontrosi e bacchettoni, e si dici suo pensiero è mio, ti dicono che tu bestemmi Dio, e ai vescovi gli fai girare coglioni. Così se straforzaio hanno lontano, dove fu accorto come un gran sapiente che ormai non era più domenicano. E andò a spiegare le cose tra la gente, parlando tutti quanti in italiano, poiché a quel tempo n'era cispadano. Spiegava che Copernico alle mano vedeva tutto dentro al canocchiale, e che se in alto ci buttavi il sasso, richiedeva sì, ma sempre là, poiché la terra è quello che c'è dentro e se suo modo suo deve girare. I preti ci trovarono l'eresia, e poi in domenicano, no, giammai, questo si mette tutto alla berlina, pure perché se sa che è stato prete, e non spretato si può darsi ai guai, la gente gli può credere, che ne sai? Così si organizzarono per l'attacco, per dare a sto gran filosofo lo smacco. Intanto lui, no es dogma, est natura, che face cose a caso ma con cura. Per chi ci ha verso questo è panteismo, e Bruno fu accusato di eretismo. Di tradimento pure fu accusato, che il Vaticano fede aveva giurato. Uno gli disse, c'hai delle belle prove, e sostenne che è il mondo che si muove. Lui rispondeva, ci vedete male, perché non vi comprate il canocchiale? Bruno fu preso e condannato al fuoco, e si decise per campo di fiori. Poi misero Giordano in sua legna, e messe le fascine tutto intorno, diedero fiamma a st'albero vivente che fece fine della bacchia al fuoco. Era febbraio, il giorno 17, quando Giordano fu messo alle strette, quando a campo di fiori, e meglio fiore, venne immolato in nome del Signore da quei ricavi della grande setta che fecero con Bruno la bruschetta. Mo c'è rimasto solo il monumento, di lui si sa ben poco, quasi niente, lo so perché l'ho chiesto a tanta gente, resta di lui solo suo insegnamento. Se non ti vuoi ascoltare il fatto della bua, te devi far sempre ricarsi.